Questa era una bella prestazione, molto generosa dei tuoi ragazzi, però alla fine si raccoglie sempre poco. Sì, l'ho detto ieri che poi erano importanti i dettagli. Se noi andiamo in vantaggio sull'occasione ci abbiamo avuto grossa, magari si parla un'altra partita, perché il primo tempo ci abbiamo avuto due occasioni loro, se non sbaglio 2-3 loro, noi 0 gol e loro 2, finisce il primo tempo così. Al netto che loro sono una squadra organizzata, che lavorano bene, comunque i punti sono meritati, però noi siamo venuti qua per fare la nostra partita. Inizia il secondo tempo, con voglia abbiamo iniziato, facciamo il 2-1 e poi sul gol nostro rimane in 10. So dettagli e condizioni delle partite, perché poi dopo tu comunque fai il gol del 2-1, potevi averci una spinta emotiva, comunque la voglia di dire magari andare a pareggiare, resti in 10 e la partita cambia. Certo. Cambia di nuovo, nonostante in 10 la squadra ci ha provato, vabbè, abbiamo preso il 3-1, ma non è che siamo stati lì a subire, abbiamo cercato di arrivarci in avanti. Noi siamo giovani, ma se non cresciamo su questi che sono i dettagli, facciamo fatica nel crescere stesso, a prescindere dalla serie e tutto quanto, no? Noi dobbiamo crescere sui dettagli, cioè dobbiamo diventare uomini e calciatori. Sono due cose che vanno di pari passo queste. Ecco, quindi questa è un po' la partita di oggi. Testa bassa, si lavora per le persone che ci seguono ovunque, per la società, e poi perché a me non mi piace perdere, ma nemmeno pareggiare, quindi bisogna lavorare da sempre di più, così non va bene, insomma, ecco, dobbiamo migliorare e crescere. Allora, Campidello, una bella squadra che anche oggi ha dimostrato che il posto in classifica non è a caso, insomma, quello che è. Sì, oggi è stata una bella partita, perché comunque l'abbiamo affrontata nel modo giusto, sapevamo che era difficile perché comunque il Foligno è una bella squadra, anche se magari la classifica non lo dimostra proprio, però siamo partiti bene e abbiamo trovato subito il gol e siamo riusciti. L'opera tua, sì. E poi con Mazzoni abbiamo trovato subito il 2-0. Il secondo tempo siamo rientrati un po' così, e un po' mosci, infatti abbiamo subito il 2-1, poi siamo stati bravi un po' a tenere, a chiudere la partita al 3-1, poi ci abbiamo avuto pure l'opportunità del 4-1, ma abbiamo sfruttato un po' male le situazioni. Il Foligno è una bella squadra, giocatori importanti, ha il bomber del campionato, e gioca bene la palla, fa un buon possesso palla. E per oggi abbiamo dimostrato che noi ce la giochiamo con tutti, dalla prima all'ultima, e spero di andare avanti così, perché ce lo meritiamo, perché stiamo lavorando duro dal primo agosto e se stiamo lì c'è un motivo.